Non prende il punto, in effetti Federico Patrignani chiede al compagno di tirare in una certa posizione, ma qui le spondine non esistono e naturalmente non viene giocata al meglio questa boccia da Capellacci, ma che comunque si portano a quota 3 contro i 0, 3-0. In favore della coppia Capellacci-Patrignani. Sembra giocare in scioltezza ora Federico Patrignani, vedete come riesce a fare delle bocce ottime. Nonostante ci siano due formazioni della stessa società a disputare questa finale, il bocciodromo è comunque ancora abbastanza affollato. Cesini. Non eccezionalmente buona questa boccia. Sicuramente preso questo punto. Cesini non riesce a togliere questo punto, la boccia si appoggia nella sua precedente. E Manuelli con l'ultima boccia che prende sicuramente il punto. Sicuramente, non direi a questo punto. Sembrava fatto, ma già Cesini ha sanzionato che il punto è prima. Quindi possibilità di allungare ancora per la formazione Capellacci-Patrignani. Attendiamo che si arresti, ma questa è sicuramente buona, prende il punto, quindi due punti a terra. Sembra buona anche questa, ottimo accosto, direi entrambi accosti molto molto validi per Capellacci. Tre punti che con i tre precedenti sono a metà partita. La coppia Capellacci-Patrignani 6-0 per loro. Ottima, questa boccia di Patrignani sembra ora comandare il gioco, Patrignani. Al tiro Manuelli. Colpisce in mezzo, ma il pallino, vedete? Va verso la boccia di Patrignani. Trenta centimetri. Ancora al tiro Manuelli. Errore da parte di Manuelli, c'è un vantaggio.
Ed ora è Cesini che cerca di chiudere per quanto sia nelle sue possibilità. Molto valida questa boccia, ma non toglie, non dovrebbe togliere, anche se da questa inquadratura sembra giallo, ma le nostre angolazioni non sono mai perfette quanto la misurazione dell'arbitro. Non prende il punto, ma comunque è una buona boccia. Vedete anche in questa circostanza, punto a terra, ultima boccia per Cesini, tre bocce ancora da tirare per la coppia Cappellacci-Patrignani. Cesini non demorde, guardate che bel punto che va a prendere, allunga il pallino, realizza due punti ma anche un bersaglio. Bravissimo Marco Cesini, specialmente nella giocata lungo le tavole di fondo. Tre bocce per Cappellacci Patrignani. Sta chiedendo Cappellacci se sono due i punti, dovrebbero essere due, ha allungato leggermente il pallino Cesini. L'arbitro era andato prima alla misurazione. Vediamo un po'. Tira sicuramente il punto. Altissima la giocata, bravissimo Cappellacci. Però guardate, la sua boccia si è data a posizionare proprio coprendo la boccia del punto. Vorrei vedere un volo da quelle parti. No, forse è meglio non andare oltre e tirare la boccia che copre quella del punto. In effetti l'ha colpita e crediamo che abbia fatto anche il punto, anzi, lo ha fatto. Ora Federico Patrignani ha un'altra boccia in mano, ma non. Cappellacci sta dicendo le possibilità, ma direi che quella del bocciare dovrebbe essere l'ultima idea sul da farsi. Vediamo un po', sembra buona, se passa forse leggermente lunga, in effetti tocca la tavola di fondo, un punto 7-0, continua la marcia, direi così, per Patrignani e Cappellacci. Demo, vieni vicino a noi. Abbiamo Demo, Osvaldo Demo, uno degli arbitri che ha arbitrato nella giornata di ieri, ma direi un collaboratore notevole per l'Alto Verbano. Ti aspettavi una finale così? Ma sinceramente no, però le partite sono state tutte bellissime e credo che i portacolori di Ancona 2000 abbiano meritato di arrivare in finale. Del resto dico da sempre che i giocatori marchigiani sono fortissimi e l'hanno dimostrato in questo circuito, in questi 2 giorni, in questo circuito. Bene, niente, ti ho invitato a. La partita sta 7-0, ti ho invitato a commentare insieme a me queste ultime battute di questa finalissima. Magari molti si aspettavano la coppia regina che ha vinto la parata ieri in finale. Sì, se lo aspettavano quasi tutti, io sono sceso tra le corsie prima, tutti davano la coppia che ieri ha vinto la parata, quindi Mirko e Giuliano Di Nicola tra i finalisti, e invece le bocce, come al solito, si giocano, le partite si arriva finché non si è arrivato il 12, non si sa bene chi può vincere, tutti possono dire la propria, anche nelle partite precedenti abbiamo visto qualcuno che vinceva 6 o 7 a 0 Esatto. e arrivare proprio ai rush finali.
E abbiamo visto comunque tutte delle belle partite. Demo, sta per terminare questa 2 giorni qui all'Alto Verbano, tu sei uno dei dirigenti della società. Ecco, siete soddisfatti di questi 2 giorni oppure vi aspettavate qualcosa o qualcosa non è andato bene? Io direi che è andato tutto per il verso giusto. Da parte mia, io sono veramente molto soddisfatto, proprio per tutto, in tutte le sfaccettature. Ho curato alcune parti della 2 giorni, sono contentissimo dell'arbitraggio che abbiamo parlato e abbiamo fatto anche dei briefing durante la settimana e all'inizio del mese. Comitato abbiamo lavorato. Tutta la società, tutto l'Alto Verbano, ma con molti elementi che oggi non abbiamo visto, sono nascosti qua dentro, ma tutti si sono dati da fare tantissimo per questi 2 giorni. Io direi che è andata molto molto bene. È una delle cose che più mi piace, devo essere sincerissimo, quando io vedo la diretta streaming, sono contento perché si può vedere in tutta Italia. E quando mi ritrovo a casa che c'è qualcosa, posso vedere, posso usufruire di questo servizio, è soddisfacente. Direi a chi ci sta ascoltando, valutate bene questa cosa perché è straordinaria, è una strumentazione straordinaria che tutti possono vedere e vedo anche che spesso ci sono tantissime persone collegate, so che alcune bocciofile mettono grandi schermi, tutto è un veicolo eccezionale. Direi la ciliegina sulla torta di questi 2 giorni. Bene, io dal momento che ho il microfono in mano ringrazio da parte della regia di Francesco, di Simone, quindi un po' di tutti quelli che fanno queste riprese in diretta streaming. L'altra cosa che ti volevo chiedere, so, naturalmente puoi anche non rispondere, so che ieri sera l'Alto Verbano ha avuto una importante riunione, probabilmente per il proseguio della stagione che va ad iniziare, specialmente quella del campionato, che credo vi faccia sicuramente molto piacere fare il campionato e avete le possibilità anche quest'anno di fare il salto in Serie A. Se c'è qualche novità, ma non è che andiamo ad indagare oltre. Non credo, non so niente di specifico, se lo sapessi non lo direi, Bravo, così si fa. assolutamente neanche sotto tortura. E comunque stiamo lavorando, il presidente Paolo Basile ha iniziato a lavorare già da molto lontano nei mesi precedenti per riuscire ad allestire una squadra ancora più competitiva di quella dello scorso anno. L'anno scorso siamo arrivati secondi, per un pelo abbiamo mancato la qualificazione, bellissima questa bocciata nel frattempo. Sì, ricordo anche che nel precedente tiro la coppia Patrignani, Patrignani e Cappellacci hanno raccolto un altro punto, quindi stanno conducendo per 8-0, ma adesso hanno un problemino da risolvere. 4 punti sono degli avversari. Tiro sulla boccia corta, vediamo un po' se fa gioco, però. Allargato un po' il gioco, ma che comunque sono sempre 2 punti degli avversari. Ultima boccia per Federico Patrignani. Ha intenzione di tirare il pallino, a quanto pare, Sì, in ma effetti sono è 2 punti. una possibilità, sì. Ci Sì, Demo, sono 2 punti, non è sta facile andare a tutto. toglierli e quindi vediamo un po' questa giocata e sembra che lo abbia preso. Pallino si Bellissimo il sposta tiro. e quindi raccolgono un altro punto portandosi a 3 lunghezze dalla vittoria finale. Patrignani e Cappellacci, ho detto prima, stanno facendo i bambini con i baffi. Eh sì, stanno giocando benissimo. La partita qui contro i due grandi, diciamo, capi, il capitano, no? Cesini, Capitano per chiamato eccellenza per proprio. eccellenza, chiamato capitano,
Stanno facendo una bella partita e direi che stanno anche onorando questa finale. Tutti si aspettavano una partita veloce, già terminata a favore di Cesini e Emanuelli. Qualcuno diceva ciò, No, io invece. sono sceso appunto per sapere se la partita fosse stata giocata sul serio e mi hanno assicurato, anzi, me l'ha assicurato proprio Cesini, quindi sappiamo la serietà di Marco e quindi la partita è giocata nel migliore delle ipotesi pratiche. Sì, certo. Ma questo è quello che pensavano alcuni, diciamo, degli spettatori. Io ho sentito quando tu sei sceso in campo, ho visto il momento delle foto e ho sentito tutto. E appunto stanno onorando questa finale tra giocatori della stessa società. Bravissimi a tutti e quattro, complimenti. Comunque vada la finale, proprio per l'impegno profuso nella giornata. Ripeto, il punteggio 9-0 per la coppia Patrignani-Cappellacci, mentre su questa prima boccia giocata non tanto bene da Patrignani, due ottime giocate da parte di Cesini, ancora una bocciata da parte di Cappellacci. Non so cosa gli frullerà in testa Cappellacci in questo momento che deve tirare le bocce di Cesini, che da tanti anni è il suo compagno fisso. Ma sicuramente qualcosina le frullerà e penso che anche prima o poi la coppia di Cesini e Emanuelli dovranno fare un punto, perché sul 9-0 mi sembrano proprio tanti. Anche se da queste parti fa freddino, un cappottino, ecco, non è la cosa migliore, ma nelle bocce tutto può accadere. Ok, credo che proprio in questa occasione la tabella andrà a muoversi in favore di Emanuele Cesini. E poi bisogna dire anche che le partite non sono mai finite finché non è ai 12. Viene dato il secondo punto a Manuelli, in pratica raccolgono il pallino per la prima volta, 2-9 il punteggio, cambia gioco il capitano Cesini e sul lato sinistro corto imposta la sua prima giocata. Sì, nell'arco della giornata ho visto proprio che questo tipo di gioco corto sinistro, Cesini l'ha utilizzato tantissimo e ha dato molti frutti. E vediamo ora se va a cambiare la svolta della partita. Cappellacci colpisce, vediamo un po' il punto a fondo tavola, forse anche questa volta ci vorrà la famosa bindella, una boccia più pallino, l'altra è più avanti, vediamo se l'arbitro poi deciderà, allarga le braccia, appoggia la stecca lungo la corsia e dovrà misurare per decretare il punto. Ecco che secondo arbitro da. Menzogniamoli questi arbitri. Sì, allora l'arbitro che sta facendo la finale, diciamo, è il signor Maselli Giuseppe, con l'aiuto di Lalia Alberico. Abbiamo cercato di ottimizzare, sicuramente ve ne sarete accorti, anche il gioco per gli arbitri. Il quarto uomo è sempre rimasto a bordo campo per cercare di velocizzare le misurazioni con metro e bindella. E penso che questo lavoro abbia pagato. Ecco. Dobbiamo dare anche merito al responsabile arbitrale, signor Marcheselli del Comitato di Varese, che proprio abbiamo fatto delle prove, anche perché a Varese non si è molto abituati a questo tipo di Questi gare livelli. e a questi livelli, e insomma ci abbiamo studiato sopra, ci abbiamo lavorato
E direi buon i lavori hanno dato il lavoro ha dato i suoi frutti, buoni frutti. Bene, vediamo questa misurazione. Vi ricordo che il punteggio è di 9 a 2. C'è questo tiro di volo da parte di Cappellacci. Colpisce e Manuelli. Prova a togliere di nuovamente il punto. Colpisce la boccia dietro, non fa gioco, sembra leggermente scarico Gianluca Manuelli. Vediamo Patrignani se riuscirà a inserire il secondo punto, sembra ben indirizzata e anche ottima la forza. 2 punti, 11 a 2, siamo in prossimità del taglio del traguardo. Sì, direi che la 2 giorni è quasi al termine. Sicuramente per la coppia Cesini-Manuelli giocare contro i compagni di squadra ha dato un po' di calo di concentrazione e di stimolo perché hanno giocato al 110% sempre e sicuramente qui appena cala un po' la concentrazione, diciamo anche che questi campi non ti permettono molte distrazioni. Chi li conosce, chi ci ha giocato in questi giorni, ha potuto toccare con mano che sono campi alquanto non difficili, però non ti danno possibilità Bisogna di prenderli sbagliare appena appena. seriamente. Esatto. Ecco. E sai, quello che stavi accennando tu è un po' anche il mio modo di pensare. Giocare contro un ex compagno, contro dei compagni di società, chiaramente non ti stimola, non ti mette quella concentrazione o quella grinta, ecco, chiamiamola così, che normalmente troveresti contro avversari di un'altra società, di un altro comitato. Certo, viene un po' meno la competizione, vera, diciamo un po' cattiva, che Non contraddistingue, voluta, no, naturalmente, esatto, non chiaro. voluta, però non si può giocare alla morte contro degli amici. C'è un errore da parte di Cappellacci. Non gli era venuta proprio male. Sentiamo ogni tanto anche commenti dal pubblico qui vicino. E difatti ho sentito in cuffia qualche commento non censurabile, direi. Un po' forte, però. Bravo, bravissimo, questo accosto. Costo. 11 a 2 il punteggio per la coppia Cappellacci e Patrignani. Bocciata di Manuelli, totalmente errata. Vantaggio, si C'è mette il a posto. vantaggio, naturalmente, non ha mosso la boccia del punto, anche se era bersaglio. Infatti, se ben ricordi, ieri all'inizio, alla presentazione della parata, sono entrato in campo e ho spiegato un po' al pubblico come si sarebbe svolta sia la gara. Comunque, Demo, non è facile per la gente. Finisce qua. Finisce. Finisce qua, lasciamo il commento in un'altra occasione. Vincono meritatamente questo terzo Gran Premio Città di Varese la coppia Federico Patrignani e Andrea Cappellacci sui compagni di squadra Gianluca Manuelli e vedete l'abbraccio tra Cappellacci e Cesini. Diciamo che la gara è terminata, termina qua, ma che comunque per l'alto verbano continua qualcos'altro, vero Sì, Demo? tra 3 settimane inizierà il campionato, noi la prima sarà in trasferta e inizia un nuovo anno e speriamo in bene per l'Altoverbano e speriamo